Entriamo in zona rassegna stampa insieme al nostro autorevole Davide Giacalone. Buongiorno Davide. Buongiorno, bentrovati. Partiamo dal Messaggero. Davide, si fa ovviamente inevitabilmente un gran parlare della fine della quarantena, di questa fase della quarantena. Il Messaggero fa una sintesi: regioni, si riapre a più velocità, Italia divisa in tre macro aree, l'ipotesi ristorante, il sud pronto a bloccare la mobilità con il nord dal 4 maggio, Palazzo Chigi ancora nessuna data e l'OMS dice l'onda tornerà, la Lombardia è incauta. Ripartire non è come aprire o chiudere un rubinetto, voglio dire, non è che dice allora domani si riparte, che viva, che bello. Bisogna anche prepararsi, ci sono cose che devono essere approntate, anche solo al bar, diciamo così, bisogna accendere la caffettiera. Bisognerà trovare che trovino una voce per avere un criterio, e quel criterio può essere nazionale, uguale per tutti, e quel criterio può essere applicato anche in modo diverso a seconda delle diverse condizioni territoriali, che non necessariamente sono regionali, perché anche dentro le regioni ci sono delle differenze. Bisogna smetterla con questa roba. Io leggo per esempio sulla stampa una cosa che mi ha colpito molto questa mattina, non so se è vero, ma il titolo è grosso, che dal Ministero della Sanità partì l'allarme per, diciamo, ancora a gennaio sulla diffusione di questa epidemia, però c'è Lombardia, la regione, non trasferì queste informazioni ai medici. Adesso non lo so, poi questa cosa adesso tutti la Lombardia. Il tema è un altro, è molto più importante, e cioè, ma perché le informazioni che devono andare ai medici devono avere un passaggio burocratico dalla regione? Cancelliamolo. Non è questione della Lombardia anziché la Puglia, anziché la Sicilia. Cancelliamo. Se c'è un'informazione che deve andare dal Ministero della Sanità ai medici, ci arrivi direttamente, ci arrivi con un messaggio telefonico, ci arrivi con una comunicazione digitale, ci arrivi senza nessuna, diciamo, intermediazione. Ma chi se ne importa che lo deve dire la regione, perché la sanità è regionale. Questa roba bisogna archiviarla. E così come le indecisioni. Leggo su un altro giornale, a proposito della riapertura, dice il presidente Fontana, naturalmente la Lombardia, perché si parla sempre Lombardia? Perché è l'epicentro del problema. Per riaprire aspetto gli scienziati. No, non è che si tratta di aspettare gli scienziati. Se annunciate da giorni che si riapre il giorno 4, e peraltro ci sono una serie di virologi, altro, ormai sono categorie che vivono esposti in televisione e sui giornali praticamente giorno e notte, che dicono che ancora lì la situazione non è matura, non è che uno aspetta la scienza, deve prendere una decisione. Questa decisione deve essere presa sulla base di un criterio nazionale. Io ancora non lo vedo, e quindi non so esattamente di che parliamo. Ci sono i dati in qualche modo interessanti relativi alla Germania, che riapre gradualmente, ma riapre, e in 10 giorni l'epidemia è stata in qualche modo messa sotto controllo e il tasso di contagio è andato più basso. Io spero che ci sia gente ancora in grado di ragionare con la testa, che non ci sia la questione i tedeschi, non i tedeschi, eccetera. Hanno ottenuto questo risultato. Magari andare a imitare le cose che funzionano può essere utile. Qualcuno in meno muore, mi parrebbe un buon risultato. Parliamo di scuola. A proposito di riaperture, ieri abbiamo letto tutti le dichiarazioni del ministro dell'istruzione Lucia Azzolina, che ha detto non si torna in classe, ci sono troppi rischi, e si allontana la riapertura a maggio. Si fanno dei paragoni con gli altri stati, lo scrive oggi la stampa, la Danimarca da 2 giorni, la Germania il 4 maggio, la Francia l'11, le famiglie italiane si chiedono perché in altri paesi le scuole riaprono mentre in Italia se ne riparlerà a settembre, la scuola che si complica nella fase 2, è il titolo della stampa. Davide. E fanno bene le famiglie italiane a chiederselo, perché vedete, qualche volta ci si ferma solamente alla lettura dei titoli dei giornali, no? Per cui la Germania l'8 riapre le università, in Francia ha detto il presidente Macron l'11 a scuola. In realtà, come è abbastanza ragionevole immaginare, ci sono delle gradualità che tutti stanno cercando di seguire, e ci sono naturalmente delle regole, per esempio di distanza da un banco all'altro, gli orari sfalsati per evitare quello che nelle scuole è la parte anche felice, cioè la caciara sulle scale. Tutti stanno ragionando di questa cosa. L'Italia sembra, a mia conoscenza, è l'unico paese che ha deciso basta, la scuola non si fa più, ci vediamo a settembre. Io lo trovo un errore, ma un grosso errore.
un grosso errore dal punto di vista del concetto dell'utilità della scuola. Non è mica un posto, perché dice: ma come si fa ad andare a lavorare se le scuole sono chiuse e i ragazzini, i bambini sono a casa? È un problema serio. Ma la scuola non è un intrattenimento per bambini in attesa che tornino i genitori dal lavoro. Certo che serve anche a questo, ma non è questo, serve a dare istruzione. L'idea che si possa chiudere e basta, senza porsi il problema, senza neanche tentare di dire non riesco adesso a riaprire, però tutte le esperienze che abbiamo fatto, anzi il ministero intende concentrarsi molto nelle prossime 15 ore, ci vogliono 15 ore per far funzionare un sistema telematico di didattica a distanza. Tanto ci sono alcune tonnellate di tutorial, se magari qualcuno riesce a selezionare quelli che più utili, e continuiamo durante l'estate. Beh, credo che sia il nostro l'unico paese che dice vabbè, insomma, faremo le vacanze lunghe e ci rivediamo a settembre. E questo credo che sia veramente un grosso errore. Guarda Davide, sul discorso delle scuole chiuse, del lockdown che finisce e le attività che ripartono, c'è anche il caffè di Gramellini oggi sulla prima pagina del Corriere della Sera: i figli non esistono. E il punto di partenza è quello che in molte famiglie italiane si è discusso in questi giorni: sì, ma se noi dal 4 di maggio, viva Dio, riprendiamo a lavorare in fabbrica, nel negozio, eccetera eccetera, sti figli dove li mettiamo visto che la scuola è chiusa? Vi leggo alcuni passi di Gramellini, perché poi è come al solito leggero, ironico ma pungente. Dice: per abitudine si sarebbe tentati di rispondere i bambini vanno dai nonni, ma i nonni sono murati vivi anche loro e nessuno sa quando potranno tornare in circolo per svolgere gli abituali compiti di cassa prestiti e assistenza alla prole. È vero che esistono le babysitter, ma bisogna pagarle e prima ancora bisogna sincerarsi che siano simpatiche senza essere asintomatiche. Chi ha per caso un adolescente può delegargli la gestione dei fratelli minori mettendolo a capo di una sorta di commissione colau familiare con poteri limitati e l'impegno di non fare le scarpe ai genitori. Insomma, leggetevelo perché è divertente, ma la riflessione ci sta tutta. Ti mettiamo a capo della task force. Ma io lo sono già, tesoro, non lo sai, c'è stato già un golpe. Sempre dalla prima del Corriere della Sera: sanatoria in campagna, legge allo studio per 600.000 stranieri. Davide, di cosa si tratta? Ma guardate, ne abbiamo parlato ieri ancora, ma è un problema che si sente da giorni. Crescono i prezzi agricoli, mancano le persone che lavorano nei campi perché sono immigrati. L'avessi mai detto, già la cosa, cioè, ma perché questa è una cosa, la schiavitù, il sottopagato. Ci sono molti italiani che sono in totale delirio e non conoscono la realtà del nostro mercato. Ma mica in Italia siamo tutti delinquenti schiavisti. Oh, calma. Grande parte dell'agricoltura utilizza immigrati regolarissimi, con dei contratti di lavoro regolarissimi, e sono degli stagionali. Ne mancano, a seconda delle stime, attualmente tra 270 e 350 mila. E quello crea un problema enorme, perché se nessuno va a fare quel lavoro, le derrate alimentari agricole diminuiscono di quantità e aumentano di prezzo. Non sfuggirà a nessuno cosa questo comporta in termini di problema. Allora dice, vabbè, ma allora mandiamoci gli italiani, perché? Beh, perché facciamo gli italiani? Non ci vanno, anche la stessa legge sul reddito di cittadinanza consente a una persona di rifiutare 3 volte l'offerta ad un posto di lavoro, figuriamoci andare a lavorare, per giunta in attività che, diciamo così, non sono particolarmente ambite, peraltro sbagliando. L'altra proposta che trovate oggi su diversi giornali, su molti giornali, è quella di dire: regolarizziamo gli immigrati che sono attualmente irregolari o clandestini, che dir si voglia, in Italia. Quelli che ci riservano l'agricoltura sono 270-350 mila, gli altri sono circa 600 mila. Ora, a parte la diversa dimensione, qual è il nesso, scusate? Perché se tu utilizzi degli stagionali con dei contratti regolarissimi e con reciproco vantaggio dell'impresa italiana e del lavoratore che viene a prestare quell'opera, ma lo stagionale ha una caratteristica, che poi torna a casa. Ha una casa e torna a casa. Non posso pagare la stessa cifra uno che invece non torna a casa, perché non ci campa, perché è una cosa completamente diversa. Io da studente ho fatto, non lo stagionale, diciamo il volontariato di bracciantile per la vendemmia. I soldi che prendevamo per noi erano ricchezza, ma mica dovevamo camparci. È una cosa completamente diversa dal lavoro per. C'è un'osservazione dell'ex ministro degli interni, Minniti, trovate, se non ricordo male, su Repubblico, sulla stampa, se non ricordo, c'è un'intervista, lui dice: no, ma regolarizzare quei 600.000 serve anche dal punto di vista della battaglia contro la diffusione dell'epidemia, perché in Italia ci sono sacche di clandestinità in baraccopoli
E questo naturalmente dal punto di vista dell'epidemia è pericolosissimo. Sì, non c'è dubbio, è incivile che in un paese ci siano sacche di irregolarità ed è incivile che ci siano delle baraccopoli. Mi sfugge però come si fa attraverso la regolarizzazione a far sparire le baraccopoli. Cioè, poi alla fine con la regolarizzazione cambia solamente il titolo del bollo sulla carta, ma perché non è che uno gli dice siccome sei regolare adesso c'hai l'appartamento, perché questo qua è una cosa che non sta così. Purtroppo si confondono i temi tra immigrazione regolare, di cui l'Italia ha enorme bisogno, e immigrazione irregolare, che ci risparmieremmo volentieri e che comunque non è che si risolve ogni tanto con delle sanatorie. L'ultimo fu fatto da un governo di centrodestra, peraltro. Parliamo di processi telematici, ne argomentano alcuni quotidiani, Davide, i processi telematici la cui legittimità è stata messa in dubbio nei giorni scorsi dagli avvocati, adesso in vista della riapertura dei tribunali ne parla anche il garante della privacy, che insomma pone delle domande al governo sulla legittimità appunto di questi procedimenti. Davide. Sì, si tratta di un emendamento che è stato presentato e approvato da un'ala del Parlamento, adesso bisogna che passi all'altra Camera, al decreto legge cosiddetto Cura Italia, che prevede la possibilità di fare delle udienze telematiche, stiamo parlando di diritto penale, quindi di processo penale, nel senso che il giudice sta in un posto, potrebbe anche essere casa sua, è collegato al telefono, il procuratore, cioè il pubblico ministero, sta da un altro posto, l'eventuale testimone, se polizia giudiziaria o eventuali interpreti, stanno in un terzo posto, e in ultimo c'è l'avvocato difensore con eventualmente il suo assistito, se si tratta di persona libera o agli arresti domiciliari, se no sarà direttamente dal carcere, che sono collegati e fanno l'udienza. Ora, il digitale può essere utilissimo alla giustizia, anzi è indispensabile alla giustizia, e può essere utilissimo ed è indispensabile anche alla giustizia penale, perché tutta la questione degli atti, tutte le cose possono essere tranquillamente digitalizzate e rese più facilmente utilizzabili, soprattutto per esempio le risultanze delle indagini. Ma se fai il processo in quel modo, hai seppellito per sempre il processo accusatorio, il rito accusatorio. Quella roba lì, quell'emendamento lì, è la sepoltura della giustizia penale. Quella roba lì non ha nulla a che vedere con... Chi l'ha scritta non deve avere alcuna conoscenza di come funziona la giustizia penale e di qual è il valore dell'immediatezza, dell'oralità, della comparsa e costruzione della prova in aula, non per via telematica, senza contare che già immagino tutte le questioni, tutte le obiezioni dilatorie di chiunque si trovi in quel momento in difficoltà, che sia la procura, che sia una delle parti, che dice pronto, non sento, non c'è il collegamento, non fateci vedere pure questa scena tragicomica. Una carrellata veloce di titoli, Corriere della Sera, fase 2, scontro nord-sud, il Consiglio Superiore di Sanità, tasso di infezione lo 0,8%, curva dei positivi ancora giù, circa 7.000 morti nelle RSA. De Luca chiude i confini, se altri aprono, bar e ristoranti, ripresa maggio ma limitata. La Repubblica, Italia quanta fretta, pressing del nord per riaprire tutto il 4 maggio, Conte nessuna fuga in avanti. A proposito della situazione campana e l'apertura del giornale, il Muro di Napoli, chiuderò la campagna a Lombardi e Veneti, manicomio De Luca, il governatore minaccia di blindare la regione se il nord riparte, Ricciardi dell'OMS certa un'altra ondata del virus in autunno, e chiudiamo con il Manifesto, se ne lava le mani, la fotografia ritrae Fontana, le responsabilità del trasferimento dei malati Covid dagli ospedali alle RSA e dei nostri tecnici, sulla strage delle migliaia di anziani nelle case di riposo lombarde, il governatore Fontana si discolpa ma non convince. La prima pagina del Sole 24 Ore dedicata alla fase 2, tutte le incognite della ripresa, e poi a fondo pagina Parlamento Europeo sì ai recovery bond, Lega e Movimento 5 Stelle contro i corona bond, maggioranza favorevole a investimenti garantiti dal bilancio europeo. Davide. Sì, questo è il titolo di prima più equilibrato che trovate, più equilibrato e anche più descrittivo che trovate sui giornali italiani, e soprattutto mette in evidenza la sostanza. Ieri il Parlamento europeo ha votato un positivo e buon documento che mette in moto la possibilità, l'opportunità, la necessità
di politiche di ricostruzione, quindi di investimento comune nell'Unione, all'interno dell'Unione Europea, naturalmente raccogliendo le risorse economiche nel modo che sarà più conveniente. Come sapete, questa è discussione aperta. Molti altri giornali fanno una scelta leggermente diversa, cioè quello di mettere in evidenza la spaccatura dei gruppi italiani. Il giornale, per esempio, prima pagina si dice partiti italiani in ordine sparso. Ma vedete, questo qua che sembra una cosa negativa, ma è una cosa normale. È una cosa normale e succede così negli altri, anche negli altri paesi, magari non con tanta coloritura, ma insomma la sostanza è quella. Cioè, non è che i gruppi parlamentari votano gli olandesi con gli olandesi, gli italiani con gli italiani, gli spagnoli con gli spagnoli e così via andando. No, ci sono opinioni. Il Parlamento è fatto di opinioni. È come se noi al Parlamento italiano immaginassimo che i campani votano tutti nello stesso modo, che siano del PD o che siano Fratelli d'Italia. Siccome siamo campani o lombardi anziché pugliesi, si vota tutti nello stesso modo. Ma è un errore clamoroso. Ci sono opinioni diverse e vengono rappresentate per opinioni, non per nazionalità. Dal che deriva però, e questo è importante, che non è che c'è quello che dice io difendo gli interessi dell'Italia o io difendo gli interessi della Spagna. Tu difendi gli interessi che ritieni di tu essere quelli, perché io ritengo che siano altri quelli gli interessi del mio paese. Questa è la normalità della democrazia. Bisogna anche abituarci, sì, nel Parlamento europeo funziona così. Naturalmente sulla questione relativa ai cosiddetti bond, oramai siamo tutti diventati, come ti chiami? Mi chiamo bond, eurobond, cioè parlano tutti di eurobond come se fosse una cosa che si possa fare domani mattina. Su questo c'è stato, diciamo, una certa singolarità di fatto che molti che magari nelle interviste dicono bisogna fare gli eurobond, e poi lì hanno votato contro. Ecco, questo magari bisogna andare a chiedere conto di questa coerenza o incoerenza che dir si voglia. E a tal proposito anche, per esempio, la Lega ha votato, i parlamentari della Lega hanno votato contro la risoluzione, coerentemente dal loro punto di vista, non c'è alcun dubbio, hanno votato contro gli eurobond. E anche questo ha una sua coerenza, perché basta approfondire, non è incoerente da parte della Lega. Il fatto è che in questo momento la Lega dice tutto quello che ci serve deve arrivare dalla Banca Centrale Europea. È la Banca Centrale Europea che deve coprire tutti i bisogni dell'Italia. Sì, e infatti è più o meno quello che la Banca Europea sta facendo. La Banca Centrale Europea sta facendo. Ma non era la Lega quella che diceva che bisognava finirla con l'Europa in cui fa tutto la Banca Centrale Europea. Però, insomma, se è un'evoluzione la prendiamo. Leggo anche sui giornali che c'è un certo dibattito interno alla Lega su queste questioni. Mi pare che non manchi materia. Grazie Davide Giacalone per il tuo prezioso contributo, come sempre alla rassegna stampa. Ci risentiamo domani, magari anche con qualche consiglio di lettura, se credi. Grazie a voi e intanto buona radio a tutti.